Entr'Acht. Il film. Eccoci al film, uscirà in una nuova versione restaurata che è sicuramente imperdibile, mi pare di avervelo già accennato anche la settimana scorsa. Comunque si tratta di Roma città aperta, della regia di Roberto Rossellini, il soggetto di Sergio Amidei, la sceneggiatura di Sergio Amidei, Federico Fellini, Celeste Negarville e Roberto Rossellini. Tra gli interpreti naturalmente i più famosi, sia allora ma probabilmente anche oggi, Aldo Fabrizi nei panni di Don Pietro Pellegrini e Anna Magnani nei panni di Pina. Otto Preminger di questo film ha detto: la storia del cinema si divide in due ere, una prima e una dopo Roma città aperta. Questo è la bandiera, il manifesto di quello che è stato poi il neorealismo, film che è stato messo su dal nulla sulle rovine di una città, Roma, che era appena stata lasciata da tutti, l'avevano lasciata ormai i tedeschi da Model, l'avevano lasciata gli alleati, l'avevano lasciata distrutta, però gli studi di Cinecittà non esistevano e quindi avevano girato per le strade. Da qui è nato il neorealismo, dall'esigenza di ricominciare, di raccontare delle storie, ma di ricominciare a vivere dopo l'orrore di una guerra che era andata avanti troppo tempo e che per la prima volta era entrata nelle case delle persone, che aveva distrutto tante città, tra cui appunto anche Roma. La vicenda è ambientata dopo l'armistizio di Cassibile, gli alleati erano sbarcati in Italia e stavano avanzando verso nord, ma non erano ancora arrivati nella capitale e qui c'era già la resistenza. Siamo veramente a pochissimi mesi prima che il film sia stato girato. Le riprese iniziarono infatti a gennaio del 45, condizioni come vi dicevo precarie sia per il periodo, i tedeschi se ne erano davvero appena andati, non c'era disponibilità di materiale tecnico, mancava addirittura anche la pellicola, non c'erano gli studi di Cinecittà e a parte insomma girare per le strade furono utilizzati per alcuni interni il Teatro Capitani in via degli Avignonesi, dietro via del Tritone. La scena principale, quella in cui vediamo Anna Magnani che corre dietro alla camionetta chiamando il suo compagno, è stata girata in via Raimondo Montecuccoli nel quartiere Prenestino Labicano. Probabilmente è la sequenza più famosa del film, sicuramente probabilmente anche di tutto il cinema italiano. I personaggi, vediamo, Don Pietro è stato ispirato a due parroci, Giuseppe Morosini e Don Pietro Pappagallo. Pina invece è un personaggio ispirato a Teresa Gullace, una donna effettivamente uccisa dai soldati nazisti mentre cercava di parlare con il marito che era prigioniero dei tedeschi. Il film è uscito nelle sale italiane il 27 settembre del 45. Sapete che molti film allora, ma succede poi anche oggi, erano doppiati nonostante si trattasse di film italiani. Fece il suo esordio un giovanissimo Ferruccio Amendola, che prestò la voce a Marcello. All'inizio non è stato accolto benissimo, uscì come vi dicevo a settembre del 45 ma senza neanche nessuna anteprima, poi dopo che vinse diversi premi in tutto il mondo allora cominciò ad essere apprezzato, chissà perché poi noi italiani facciamo sempre così. In Germania e in Argentina inizialmente il film fu vietato, negli Stati Uniti furono censurati circa 15 minuti. Vi leggo quello che ha scritto il mio professore di storia del cinema dell'università, che è uno dei più grandi storici del cinema italiano, una persona eccezionale, che è Giampiero Brunetta. Roma città aperta, scrive Brunetta, è il primo film a riprendere il cammino in direzione di un orizzonte nuovamente umanizzato, a immaginare la riconquista di un'armonia entro uno spazio distrutto e sconvolto. Questo era un po' quello che vi dicevo prima, non a caso ve lo dicevo, me l'aveva insegnato proprio il grandissimo Giampiero Brunetta. Il neorealismo nasce proprio da questo, dall'esigenza di ricominciare, dall'esigenza non solo di raccontare, purtroppo si faceva con quello che c'era e c'era veramente poco. Riconoscimenti, allora, nomination per la migliore sceneggiatura originale agli Oscar, Palma d'Oro per la migliore regia al Festival di Cannes, Nastro d'Argento come miglior film e miglior attrice non protagonista da Anna Magnani, National Board of Review Award, miglior film straniero e miglior attrice protagonista, New York
York Film Critics Circle Award miglior film straniero. Su Roma Città Aperta è stato anche fatto un film, più che altro sulle difficoltà di girarlo, ed è Celluloide di Carlo Lezzani, dove a interpretare Rossellini c'è Massimo Ghini. Tra poco le comunicazioni interessanti. Entr'acte.